Gentilissimi, bentrovati al TG Finanziario dopo la pausa di Ferragosto. Oggi, lunedì 22 agosto, tornano i timori su un possibile indebolimento generale dell'economia, complice l'inflazione e il rincaro delle materie prime, soprattutto il gas. Si attendono i prossimi incontri delle banche centrali in cui sono previsti già l'aumento dei tassi. In questo clima, il FTSE MIB, e ne vediamo qui a fianco il grafico, che già era partito in svantaggio in area 22.500, scivola nella prima ora di contrattazione e successivamente si conferma sui 22.160 con un meno 1,64%. Lo stesso andamento è stato registrato dall'indice di Francoforte che, come vediamo, abbandona i 13.500 di venerdì e si riduce sotto ai 13.230 con un passivo vicino ai 2,5 punti. Prese di profitto anche a Wall Street, dove gli indici principali di New York si avviano in netta flessione. Il Nasdaq in questo momento ha superato i 2 punti percentuali, mentre il Dow Jones si sta avvicinando al 1,5 punti di passivo. A Piazza Affari i riflettori puntati su Saipem, oggi il peggiore titolo con il suo crollo del meno 6%. Ricordiamo che il titolo aveva ottenuto addirittura l'estensione dello stoccaggio con Oil Spill Response Limited. Vendite pesanti su Moncler e Telecom, in trend ribassista già da diverse sedute. E questo titolo Telecom aggiorna nuovamente il suo record di minimo storico in area 0,20. Sembra che le dichiarazioni di Giorgia Meloni, il leader di Fratelli d'Italia sul controllo pubblico del gruppo delle telecomunicazioni, non piaccia particolarmente agli investitori. Pesante il bilancio di due titoli legati al comparto delle auto. Stiamo parlando di Stellantis e Iveco che cedono quasi 4 punti percentuali. Le utilities invece riescono a difendersi dalle forti vendite. Così il trittico Snam e Terna superano il punto di progresso mentre Italgas sfiora questa soglia. Lo stesso risultato oggi è stato registrato da Diasorin. Come vediamo, si avvicina al punto di rialzo. Invece Saras, nota a favore, più 3,26% e tra poco Pietro Riglia ci farà una breve analisi sul titolo. Sul fronte delle valute, l'euro si indebolisce ancora di più sul dollaro, sotto quota 0,9950, accumulando così una flessione di 1 punto percentuale circa. Frazionali flessioni anche intorno al mezzo punto percentuale per euro sterlina ed euro yen. Ed ora, come già annunciato, qualche consiglio operativo dal trader Pietro Origlia. Salve a tutti, per le interviste di TraderLink, dopo la pausa di Ferragosto, torna con noi Pietro Riglia, trader indipendente ed ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari. Come sempre con lui daremo uno sguardo all'apertura di settimana dei mercati. Lascio a te parole e grafici. Grazie Rossana, bentornata a te, bentornata a tutti. Riprendiamo il nostro solito format di inizio settimana dicendo che sui mercati azionari sono ritornati le paure, sono ritornati i timori, si vede un rallentamento dell'economia globale, ma anche di banche centrali che rimangono aggressive. L'abbiamo visto la scorsa settimana con alcune dichiarazioni dei membri della Fed che hanno posto termine a quel rimbalzo che avevamo avuto durante le ultime 4 settimane sul nostro indice principale. Rimbalzo partito dai minimi di periodo, l'area dei 20.450-20.500 punti, che ci aveva spinto fin verso area 23.000. Oggi scendiamo sotto questa trend line ribassista, scendiamo sotto i 22.500 punti, che era un importante supporto, e a questo punto salgono le possibilità di un test sui 22.000 punti. Importante sarà la tenuta di questi livelli per evitare una prosecuzione del trend che avrebbe poi un prossimo target, l'area dei 21.800 punti. Basta guardare il grafico per accorgerci che il rimbalzo che si era innescato appunto durante le ultime settimane si è praticamente fermato a contatto sia con la trend line ribassista, quella che parte dai top del 2022, sia con l'altra trend line ribassista che parte dai top del mese di gennaio del 2022. Quindi due trend line che hanno fermato il rimbalzo del nostro mercato. In questo contesto, quindi, quali potrebbero essere gli asset preferibili su cui andare ad investire? Ricordandoci che il gas è sui massimi di periodo e quindi materie prime in forte apprezzamento, uno di questi credo che rimanga il titolo Saras, sfruttando la speculazione appunto in atto su questi prezzi che rimangono alti, le raffinerie che continuano a pompare a ritmo veramente importante. Il titolo
Euro Saras è rimbalzato durante le passate settimane dagli importanti supporti area 1,06-1,07. Credo che dopo 6 giornate consecutive al rialzo il test di area 1,3750-1,38 inizierà a diventare sempre più fondamentale, superarlo per andare poi in direzione di area 1,50 top degli ultimi anni. Poi andrei a monitorare il titolo Moncler. Qui il titolo è all'interno di un trend rialzista. L'importante è la tenuta dei primi supporti, l'area dei 47 euro, perché sotto si potrebbero aprire posizioni ripassiste con target importanti 45 euro. La tenuta potrebbe innescare un rimbalzo dei prezzi in direzione della soglia psicologica dei 50 euro, oltre i quali si avrebbero aggiunti fin verso i 53 euro. Ed infine, per rimanere sempre tra le blue chip 40, il titolo Stellantis. Anche qui, attenzione, perché fase ribassista, prezzi che vanno a testare il super trend su base giornaliero, i 13,90, sotto i quali anche in questo caso potremmo aprire posizioni ribassiste con target ambiziosi posto i 13,20 a proseguire la ricopertura del gap up sud aperto il 29 di giugno in area 13 euro. Quindi questi in poche battute i tre titoli che potrebbero risultare interessanti nella giornata odierna. Abbiamo visto uno Saras in posta a rialzo, Stellantis a ribasso e Moncler che si muove tra i supporti e appunto le resistenze dei 50 euro. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per tutte le informazioni, rimando con te l'appuntamento a lunedì prossimo. Grazie a te, grazie a tutti, buon trading. Grazie Pietro e Rossana, grazie a voi per l'attenzione, rimanete sempre informati ed aggiornati con tutti i nostri contenuti gratuiti sul canale YouTube di TraderLink ed anche sulle nostre piattaforme cloud. Vi auguro una buona serata, arrivederci, a domani.